Il Corriere Nazionale, quotidiano di informazione online. Notizie a 360 gradi con occhio esperto, aperto a commenti positivi e negativi. Nella redazione lavorano molti professionisti di ogni regione d'Italia e dell'estero, eterogenei tra loro, ciascuno con la sua storia e le sue competenze. Ed è questa disomogeneità, unita al rispetto per le persone, che fa sì che l'informazione sia sempre tempestiva, approfondita, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo, pluralista e senza filtri. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Anche i lettori trovano spazio per esporre i loro punti di vista dentro e fuori i confini nazionali. Servire gli italiani, non servirsene. Benvenuti alla rubrica Parlando del CorrieNazionale.net, il nuovo spazio di approfondimento giornalistico che rappresenta il CorrieNazionale.net, diretto dal dottor Antonio Peragine. Oggi abbiamo il piacere di ospitare nella nostra rubrica l'avvocato Giuseppina Chiarello, presidente nazionale delle Avvocate Italiane, un'associazione nazionale culturale e giuridica di grande rilevanza. L'avvocato Chiarello, che stiamo per intervistare, ci presenterà questa interessante realtà. Avvocato Chiarello, in linea, mi sente? Sì, bene. Benvenuta parlando del Corriere Nazionale.net, la rubrica di approfondimento giornalistico collegata al giornale Il Corriere Nazionale.net, diretto dal dottor Antonio Peragine. Lei è presidente nazionale delle Avvocate Italiane, un'associazione nazionale, culturale e giuridica di recente costituzione. Come nasce questa associazione e che finalità si prefigge? Guardi, questa associazione è nata un po' per caso dal desiderio di tante colleghe di avere una piattaforma comune su cui condividere comuni esperienze, comuni difficoltà, ma anche un'occasione di provare a noi stesse le nostre capacità, peculiarità e offrire un'occasione anche a tante colleghe che troppo spesso per ragioni le più variegate non hanno consapevolezza o non hanno gli strumenti per mostrare le capacità culturali ma anche professionali che loro hanno. Che il mondo sia prevalentemente di matrice maschile è un dato, come dire, quasi oggettivo. E allora, piuttosto che aspettare e sperare nella benevolenza altrui, abbiamo pensato che costruire una piattaforma e offrire occasione e opportunità a tutte le colleghe italiane fosse una buona cosa. Sì, infatti, una bellissima iniziativa. Da chi è composta l'associazione e quali sono i compiti dei vari organi? Allora, io ne sono indegnamente la presidente nazionale, ma tra le colleghe abbiamo le colleghe più variegate, nel senso che le abbiamo dislocate un po' in tutta Italia, e quindi sono le varie regioni con varie esperienze lavorative. Penso alla vicepresidente Donatella Cerè, che è romana, che è componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è stata anche componente del CNS, alla tesoriera Lidia Veneziano, che è stata presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia, che è un'associazione, come dire, paragiuridica, ma non prettamente di avvocate, e a Caterina Navac, che è la segretaria nazionale, una dirigente molto molto accorsata, e Emilia Granata, che è una collega napoletana che si occupa di diritto penale. Questo è il Consiglio nazionale. Ed è strutturata dando molto valore al comitato scientifico.
In fondo il Consiglio nazionale dovrebbe, come dire, operare soltanto sul piano amministrativo. Il grosso del lavoro è fatto dal comitato scientifico, la cui presidente è Elisa Scotti di Roma, che è docente universitario all'Università di Macerata in diritto amministrativo. Questo, diciamo, per fare una panoramica abbastanza rapida sulle qualità delle colleghe che circondano e lavorano per le avvocate italiane. Riguardo alle attività culturali organizzate dall'associazione, quali sono i temi maggiormente approfonditi durante questi incontri? Allora, sono variegati. Mm-hmm. Durante il periodo del lockdown, perché in realtà questa associazione è nata veramente molto recentemente, proprio ai primi del 2020, eravamo in pieno lockdown e quindi tutte le problematiche che abbiamo affrontato attenevano principalmente alle difficoltà anche economiche che tante colleghe hanno trovato, e quindi lavorare con il CNS, con lo stesso Ministro di Giustizia, perché fossero portati a termine gli obiettivi di sostegno economico alle colleghe. È notorio che, diciamo, nelle situazioni di difficoltà le prime categorie a pagarne le conseguenze sono i giovani avvocati e le avvocate. E poi abbiamo affrontato problematiche le più disparate, dicevo, e recentemente abbiamo in programma il 12 di gennaio, proprio anche in collaborazione col Corriere Nazionale .net, oltre che con l'Università Popolare Federiciana di Roma, un evento sugli aspetti giuridici della cura del plasma iperimmune, che è un argomento che ha tenuto, come dire, banco per tutto il 2020, sulla questione se fosse o meno una terapia degna di attenzione. Oggi siamo ancora nella fase della sperimentazione, per cui se nei fatti ha dato, secondo quelle che sono le testimonianze, che peraltro io ho raccolto dirette persone che attraverso il plasma iperimmune sono guarite, tutta la questione giuridica attorno a questa terapia è ancora un fatto attuale. Benissimo, infatti questo incontro si terrà il prossimo 12 gennaio alle ore 18 sulla pagina Facebook delle Avvocate Italiane e avrà come titolo Il diritto alla cura nell'approccio terapeutico con il plasma iperimmune in pazienti affetti da Covid-19, profili di metodo e responsabilità. A questo appuntamento sarà presente anche il dottor Massimo Franchini, uno dei principali sostenitori, insieme al dottor Giuseppe De Donno. Uno dei principali sostenitori, sì. Perché è il medico di Mantova che insieme con il dottor Di Donna hanno sperimentato per primi l'efficacia del plasma iperimmune, e quindi è importante ascoltare anche dalla voce dell'operatore quali sono stati i metodi di approccio, ma anche le difficoltà a far comprendere all'Istituto Superiore di Sanità l'importanza di questo strumento, che oggi è considerato una terapia compassionevole e quindi lasciata, come dire, alla discrezione del medico che ti ha in cura. E tuttavia i dati in questo momento in possesso mostrano che comunque ha prodotto effetti assolutamente positivi. Posso dirlo senza tema di smentita, avendo tra i miei familiari una persona proprio curata con il plasma iperimmune dopo la terapia intensiva. Certo, un argomento molto importante, quindi vi invitiamo i nostri ascoltatori a visionare ovviamente l'evento perché tratta una tematica di grande attualità e di grande importanza. Certo, sulla pagina Facebook delle Avvocate Italiane. Esatto.
Il 23 dicembre 2020 è stata emanata una sentenza dal Tribunale Civile di Roma che mette in dubbio la procedura seguita dal governo e che definirebbe i DPCM anti-coronavirus illegittimi e anche anticostituzionali, dal momento che, cito testuali parole, un atto amministrativo non può limitare le libertà costituzionali garantite ai cittadini nonostante la pandemia. Questa sentenza, firmata dal giudice Alessio Liberati, è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook della vostra associazione Le Avvocate Italiane. Qual è il suo pensiero a riguardo? Allora, cominciamo col dire che quella non è una sentenza, è una ordinanza. Ok. E come tale, per chi si occupa di diritto, sa bene le implicazioni che questo comporta. Non è consentita una remissione alla Corte Costituzionale trattandosi appunto di ordinanza. Il problema sulla costituzionalità o non costituzionalità dei DPCM è stata più volte dibattuta e devo dire che la stessa Corte Costituzionale si è espressa in modo contrario rispetto alle indicazioni che ha dato il dottor Liberati, che tra l'altro è un magistrato veramente di altissimo valore, che egli ne abbia fatto un argomento di approfondimento e voglio dire cosa buona, perché non si è limitato all'ordinanza di stile, ha ritenuto di approfondire e lo ha fatto veramente con molta attenzione. Io l'ordinanza ce l'ho per esteso, l'ho letta molto compiutamente, non ne condivido in tutta onestà completamente il percorso che lui ha indicato, poiché ritiene che secondo lui nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuirebbe il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. In realtà non è completamente così, perché il nostro ordinamento consente, nella ipotesi di calamità naturale, e noi possiamo annoverare la pandemia in una calamità naturale, il potere e il diritto al Consiglio dei Ministri di emanare atti amministrativi a tutela della popolazione. Quindi è un problema, come dire, di lana caprina, nel senso di interpretazione dei termini. Io non posso non ritenere la pandemia una calamità naturale, perché lo è. Certo. D'altro canto è così unica ed eccezionale come evento, non fosse altro che ha colpito l'intero globo terrestre, salvo qualche raro luogo come il Polo Nord, e la Nuova Zelanda, che incredibilmente non ha nemmeno un caso di Covid, ragione per cui si sono potuti festeggiare l'arrivo del 2021 stando in migliaia riversati nelle piazze, è talmente eccezionale che era necessario utilizzare strumenti eccezionali e il nostro ordinamento, la nostra Costituzione ha previsto come momenti assolutamente eccezionali le calamità naturali e la guerra. Sì. Ora, le calamità non sono solo i terremoti. Siamo in un mondo moderno, dobbiamo rileggere la nostra Costituzione in una chiave attuale, quindi calamità naturale e anche una pandemia di livello mondiale. Sì, un argomento molto interessante che di sicuro approfondiremo.
Benissimo. Certo, con molto piacere. Benissimo, Avvocato Chiarello. La ringraziamo davvero molto per averci illustrato le interessanti iniziative dell'Associazione Le Avvocate Italiane, un'importante realtà che siamo certi avrà il successo che merita. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a lei Stefania, buon lavoro a voi e complimenti per il lavoro che fate, veramente utile.